ho al telefono con me una donna. Ma che dico una donna? Io non saprei definirla. Lei è un'attrice, è una speaker radiofonica, è una cantante. Non sai più che devi fare, Fabiana! Ma quando hai detto non è una donna, mi sono preoccupata. No, ma non ti si può definire, c'è qualcosa di più, hai capito? C'è proprio. Molta roba in più, anzi, se vuoi te ne cedo un po', perché c'è di abbondanza, ce n'è di, davvero tanta. Come stai, Ivan Scudieri? Io sto benissimo, Fabiana, sera. Ma tanto proprio? Sì, allora, visto che stiamo parlando di Babbo Natale, io direi di cominciare con le tue esperienze di doppiaggio sui film hard, per esempio. Poi però passiamo al tuo sopracciglio. Ovviamente, ovviamente. Allora, piccola peculiarità: se mi avete già come amico su Facebook, Ivan Scudieri, lo sapete già, in tante foto direi. No, devo iniziare zitto, lo devo dire io. Allora, Ivan Scudieri ha un bellissimo ragazzo, insomma, voglio dire, poi le ovvie, le palesi qualità estetiche di Ivan sono indubbie. Però c'è una cosa: quando vuole fare il figo, cioè, lui sta a Belen nelle selfie pensando di alzare questo sopracciglio. Che cos'è? Il sinistro, Ivan? Sì, è il sinistro. Non lo so. Sopracciglio sinistro. Lo fa arrivare tipo verso il vomero alto, cioè lui da mergellina alza questo sopracciglio all'altezza vomero alto e quindi fa il figone e si scatta questi selfie drammatici. Sì. E lui fa ma tua moglie lo sai? Sì, becco pure un sacco di mi piace, dai. Ma questo? Ah, cioè tu hai puntato la seduzione su tua moglie, il tuo corteggiamento su questo? Sì, ovviamente. Devo parlare un po' con tua moglie. Dove va bene. Il cellulare? Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Anzi, vieni a casa direttamente a questo punto. Sì, va bene, dai, no, ti voglio un po' prendere in giro perché siamo amici oltre che colleghi. No, noi siamo prima di tutto amici. Cioè, è vero. Cioè, noi ci siamo conosciuti nel secolo scorso, ma non per dire, cioè proprio negli anni 90, fine anni 90. È vero, che cosa sono gli anni 90? Cosa sono gli anni 90? Fabiana Sera. È vero. Allora, vabbè, che vuoi sapere di Babbo? Voglio sapere Babbo Natale, ce l'hai davanti a te. Stretto il vestito di Babbo Natale. No, non è vero, che vuoi sapere? Io voglio sapere. Babbo Natale ora sta per impacchettare tutti quanti i regali anche per la mia bimba e insomma mi porta tante cose sotto l'albero quest'anno finalmente. Allora, tu ce l'hai davanti a te Babbo Natale in questo istante proprio. Sì. Cosa gli diresti? Grazie. Grazie. Sì, ma proprio un grazie grande quest'anno, proprio grazie. Ora possiamo essere seri 5 secondi? Assolutamente. Sì. No, quest'anno grazie, tu lo sai che insomma l'anno scorso io in questi giorni ero in terapia intensiva e ho avuto un incidente bello tosto l'anno scorso, sono stata in coma, ho avuto due belle emorragie cerebrali e si sapeva insomma se vivevo, se morivo e se fossi sopravvissuta a questa cosa in che stato. E quindi il Natale dell'anno scorso diciamo che non si sapeva bene. E invece Babbo Natale non solo l'anno scorso, poi per il 24, mi ha fatto tornare a casa e quindi mi ha fatto abbracciare mia figlia ed è stato quello proprio il regalo più grande. E poi quest'anno, proprio in questi giorni, mi ha dato una bellissima notizia di salute. Che poi, sì, diciamo, quando stiamo bene diciamo no, la salute è la cosa che viene prima di tutto, ma de che? Cioè nel senso, poi non ci pensiamo tanto. Invece poi, alla fine, quando vibri, quando ti fanno proprio, sai, quando ti fanno un attimo perdere l'equilibrio perché la vita veramente ti viene contro, lo capisci veramente che sono le cose. Infatti poi con le persone, con la compagnia teatrale con la quale mi pregio di star provando il nuovo spettacolo in teatro, l'altro giorno dicevo proprio questo, che ho avuto quest'ottima notizia. E quindi, caro Ivan Scudieri, romperò ancora le scatole. Si può dire che bello. Radio Amore? Assolutamente, okay. Puoi dire quello che ti pare. Radio Amore, okay, Napoli. Romperò i coglioni ancora per un po'. Allora Fabiana, io devo dirti un paio di cose adesso. Numero uno, non sono doppio il film porno in diretta radiofonica, Ivan Scudieri. Va bene, vabbè, me lo doppierai in privato. Allora, numero uno, l'anno scorso ci hai fatto tanto preoccupare. Proprio tanto. Ti dico la verità. Numero due, però, sono convinto che da quella disgrazia, da quella cosa brutta, tu abbia anche capito tante cose, anche Basta. Capito chi ti vuole realmente bene, chi non ti vuole bene. È stato anche un crocevia, dai, per dare a Fabiana delle certezze da un lato e dall'altro, Tantissimo. Immagino. Ma io penso che il dolore, attraverso il dolore tu poi ti trovi davanti a un muro, no? E quel muro non puoi più andare avanti, devi scegliere a sinistra o a destra e da quella cosa si fa un sacco di pulizia, un po' come quando tu cominci istericamente a cancellare un sacco di persone su Facebook che ritieni inutile. Io l'ho fatto dalla mia vita, andavo a 100 all'ora
all'ora per trovare la bimba mia, ora vado a 30 all'ora, faccio la metà delle cose che facevo prima. Ho scelto di lasciare il mestiere, io ero in onda come ben sai, sì. Ho scelto di lasciare assolutamente quello che facevo prima, ho scelto di lasciare praticamente l'80% delle cose che facevo prima, perché non le faceva il mio cuore, ma le faceva un binario su cui, un carrozzone su cui ero salita perché bisognava farlo, perché è allucinante, me lo stavo costruendo da anni, non esisteva il mio sogno. Contemporaneamente io studiavo teatro, insomma stavo facendo tante altre cose, e quindi ho detto no, io voglio fare quello, voglio essere felice, perché la vita è una, potrei morire, stavo per morire, e quindi no, cioè una volta mi è andata bene, la seconda mi potrebbe andare male, quindi i pochi anni, i pochi mesi, i pochi giorni che ancora mi restano da vivere, perché veramente siamo appesi a un filo, me li voglio vivere decore. E ho fatto questo, mi è andata bene, e si sono spalancate 1300 porte, ora insomma ho fatto delle belle cose bellissime, e continuo a farne in questi giorni, e insomma sono felice, Ivan, sono molto molto felice. Lo sai, perché tra l'altro abbiamo parlato, quindi sì. Insomma, quello che ho detto a te in privato lo dico ora tranquillamente in onda. E io ti dico che ad ogni tuo successo sono felice per te. Veramente sono orgoglioso di esserti amico da tanto. Che bello che sei, che bello. Allora, che un paio di cose però. Numero uno, mi devi raccontare invece un ricordo legato ad un Natale della piccola Fabiana o della piccola, giovane Fabiana. Che non è mai stata piccola, perché sono uscita dalla pancia ed ero già alta 1,70, quindi va bene, piccola per modo di dire, voglio dire. Sì. Ok. Infatti io ho sempre avuto problemi a starti accanto perché troppo alto, troppo alto. Vabbè, te eri sempre l'altezza tetto, diciamo, no, esatto, nel senso, esatto. Voglio dire, no, nel senso. Io mi fermo lì, diciamo. Esatto. Vabbè, un'altezza comoda. Sì, comodissimo. No, un ricordo legato alla mia infanzia. Sì, ad un Natale e la tua infanzia. Ok, un Natale della mia infanzia, in montagna. Io avevo i miei nonni che erano di un paesino abruzzese che si chiama Rivisondoli, conosciuto da tanti campani, sì. Perché insomma un sacco di persone poi ci vanno a sciare, poi loro erano proprio di lì, e quindi ricordo i miei Natali sempre con la neve, sempre in questa casetta proprio tipica di montagna, proprio come nei film, questa piccola casetta. Il primo Natale che ho passato in città, poi ho detto mamma scusa, come funziona un Natale, perché per me la casa dei nonni era Natale. Normalità, capito, era ogni volta ero andata, io sono cresciuta in montagna, perché per me era proprio la casa dei nonni, voi la domenica andate a casa dei nonni in città, io il weekend andavo a casa dei nonni in montagna, è un'ora e mezza di macchina, e quindi quando ho passato, mi ricordo che quando ho passato il mio primo Natale in città c'è stata questa cosa che non sapevo come funzionava una casa senza, capito, senza freddo, cioè senza il freddo montano, e quindi sai, mi azzurava un po' per la casa, un po' confusa, un po', capito, disorientata, e insomma questo è stato più che altro uno stato d'animo, molta serena, non ho nient'altro che ricordi sereni, sono stata una bambina molto fortunata. E il regalo più bello che hai ricevuto? Guarda, ripeto, quello è l'anno scorso. Fino all'anno scorso ti avrei detto tante cose dall'A alla Z, però sicuramente è stato fare il regalo più bello che ho fatto e che ho ricevuto al contempo, cioè farmi trovare sotto le coperte dopo che non vedevo mia figlia da 10 giorni, perché ero stata in ospedale l'anno scorso, mia figlia non la facevano salire perché io ero tra l'altro tutta quanta tumefatta, insomma un delirio allucinante l'anno scorso, e farmi trovare sotto il piumone, farla entrare il 24 a casa e farle scoprire che la mamma era lì e insomma era tornata il 23, in realtà il 23, e farle appunto scoprire che la mamma era tornata a casa. La sua faccia non la dimenticherò mai, che naturalmente bello. La mia faccia è stata cioè altro che sopracciglio alzato, cioè mi sono inondata di lacrime, proprio pianto per 2 ore e mezza senza soluzione, proprio. Mi hai fatto concorrenza, insomma. Sì, esatto. Allora ti svelo anche un piccolo fuori onda. Sì. È entrato qui all'interno, accanto a me in questo momento ho una persona che si chiama Antonio Mocciola, che fa lo scrittore. Antonio Mocciola, ma che carino. E aspetta perché prima di farlo intervenire voglio dirti, ho detto ad Antonio guarda, tra pochi istanti ho Fabiana Sera, ho visto lo spettacolo al teatro, bravissima. Ma dai, ma che ce l'ho accanto a me. Che carino, salutamelo se non hai. Eccomi. Ciao Fabiana. Grazie, ciao. E buonasera a tutti gli amici in ascolto, sì, naturalmente. Tra l'altro, diciamo anche che Antonio Mocciola, stimato giornalista, mi ha visto una volta a teatro in cui facevo la Sadomaso con delle manette, quindi non è che ci sono uscita proprio benissimo da questo. Eri fantastica. In uno spettacolo non facile, tutt'altro che no, facile. Molto, sì, molto, molto pieno di tempi, di ritmo, eccetera. Sei stata veramente sublime, te l'ho detto anche in privato, per cui è non dico.
Antonio, non sono finto in questo momento. Tetris, complimenti ancora. In scena, sì, a fine novembre. Ci auguriamo di rimetterlo in scena, insomma, a breve. Mi sa che mi è venuta voglia di abbracciarti, quindi dobbiamo organizzarci. Voglio vederti. Sì, ogni scusa è buona per il piano passato. E ci mancherebbe altro, anche perché poi altezza tette si sta bene, sai. Buonanotte Fabiana, grazie. Grazie Ivan, grazie. Ciao Fabiana, alla prossima. Grazie, grazie.